Ciao ragazze, bentrovate e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Cristina Marone e oggi ho davvero un annuncio speciale da darvi. In questo canale solitamente vediamo totalmente altre cose, vediamo video di crescita, video di formazione, video di make up, video di brochet, video di cosmetica, ma oggi, come avete potuto vedere dal titolo che non è assolutamente clickbait, ho una notizia fantastica. Ebbene sì, sono incinta, sono felicissima, finalmente ve lo posso dire e sono veramente molto 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 contenta di condividerlo con voi. Alcuni di voi l'avevano già capito, mi avevano già scritto in privato: ma Cri, ma sei incinta? Sì, sono incinta, sono al quarto mese e sono molto felice. Ovviamente, insomma, per fortuna mi sento molto bene, quindi la mia vita, diciamo, è continuata insomma normalmente, ma in questo video io voglio raccontare sia un po' come l'ho scoperto, quando l'ho scoperto, le mie sensazioni, come mi sento, un po' tutto, insomma, tutte le cose che sono successe in questi mesi. È stato voluto e sia io che il congiunto eravamo d'accordo su nell'avere un figlio, e ci tengo a precisare una cosa, perché è una domanda ovviamente che si fanno un po' giustamente, cioè la curiosità ovviamente quando si arriva a una certa età, soprattutto da quando sono appunto sui social, in questi anni che mi sono esposta ovviamente di più sui social, questa domanda mi è stata fatta molto spesso, perché comunque insomma ci sta, io condividendo la mia giornata, condividendo la mia quotidianità, questa domanda è stata una delle domande, insomma, e soprattutto quando su Instagram mi metto la box delle domande, è stata una delle domande molto gettonate. Devo dire che a me non ha mai dato fastidio come domanda alla quale rispondere nella vita, e forse per me, io nel mio sogno quando ero piccola avrei avuto un figlio da quando ho 24 anni, ora ne ho 34, però nella vita diciamo che ho fatto delle scelte che mi hanno portato ad aspettare solamente quello, perché comunque sia per lo studio, prima mi sono laureata, ho voluto laurearmi in ingegneria, poi ho fatto il dottorato, poi ho iniziato a lavorare, insomma ho voluto aspettare davvero una diciamo una stabilità economica, una stabilità proprio anche di casa, insomma, eccetera, prima di iniziare a pensare di avere, di allargare comunque la famiglia. Non che sia necessario avere un lavoro, avere una stabilità, insomma, per avere appunto questo desiderio di allargare la famiglia, ma nel caso ho voluto appunto, dal momento che insomma, ho potuto scegliere, ho preferito aspettare un pochino che tutti gli astri si fossero allineati e appunto poi di cercare questo bimbo. Quindi siamo molto contenti. Poi è una, diciamo che è una domanda alla quale, come dicevo, non ho mai avuto nessun problema a rispondere, ma capisco che è una domanda difficile, sapete perché? Me ne sono accorta appunto diventando grande. È una domanda difficile a cui rispondere, perché è una domanda che non dipende solo da una persona, cioè quando fai un figlio tu la fai, questa domanda la fai a una persona sola, quindi ti aspetti una risposta da quella persona, però in realtà è un'azione che richiede il congiungimento di due persone, e quindi magari si mette in difficoltà quella persona a dover rispondere qualcosa che elude un po' da se stessa, e quindi deve tirare in ballo un'altra persona che ovviamente non vorrebbe tirare in ballo. Nel mio caso io e il congiunto più o meno siamo sempre stati sulla stessa linea d'onda, ma è una domanda difficile comunque alla quale rispondere, perché implica appunto anche altre persone, oltre al fatto che magari ci sono persone che non lo vogliono, semplicemente non vogliono avere un figlio, però magari non si sentono di dirlo, cioè dire non voglio avere un figlio perché non mi sento di dover avere un figlio, perché poi dopo quando uno dice una cosa del genere ci sono un sacco di altre domande che vengono fatte, oppure uno non può averne e non ha voglia di raccontare il perché. Quindi diciamo che io non ho mai avuto problemi a rispondere a questa domanda, perché per me, cioè, la curiosità ci sta, però effettivamente trovo che sia una domanda difficile a cui rispondere, magari quindi insomma facciamo un po' attenzione a fare questa domanda, soprattutto magari mi è capitato di persone, magari amiche, che mi hanno fatto pensare al fatto che superati i 30, però l'orologio biologico, insomma, queste cose non sono in generale carine da dire, anche se lo so anche io quanti anni ho. Questo è il motivo per cui abbiamo aspettato semplicemente perché ci sono state alcune cose ovviamente da voler sistemare prima. Quindi, come l'ho scoperto? Allora ragazzi, siccome è stato voluto, cercato, insomma, e quindi
io, quando sapevo insomma che quel mese sarebbe potuto succedere, perché sono cose che comunque uno, ovviamente sappiamo un po' tutto come funziona, però sono cose che non puoi davvero stabilire. Però insomma quel mese lì sono stata molto più attenta, quindi insomma a parte io insomma sono sempre molto precisa in tutto, ma anche soprattutto nel ciclo, quindi quando sapevo insomma quando era il periodo che mi sarebbe dovuto rifare il ciclo, i 28 giorni erano scaduti e io già sentivo comunque qualcosa di strano e soprattutto dei dolorini, insomma non dolorini, dei pizzichi diciamo nel basso ventre diversi dal solito, cose proprio impercettibili e più, ma io ero lì tutta insomma a cercare di ascoltare il mio corpo il più possibile e queste cose ho pensato no, è diverso dal solito, è diverso, e quindi insomma già lì mi hanno iniziato a montare un po' la testa. E arrivato al 28esimo giorno avevo letto insomma sul sito Clear Blue. Poi io ho cercato di avere volevo il test di gravidanza, quello più scontato. Non mi fate guardare le lineette che devo capire, la croce, il per, il più, due linee, una linea. No, voglio che ci sia scritto proprio a lettere cubitali, coso, quanto, ecco. Quindi ho voluto prendere quello della Clear Blue dove ti dice se è incinta e di quanto tempo. Facile, ho letto che, avevo letto appunto nel sito della Clear Blue che bastava il primo giorno insomma di ritardo, quando al 28esimo giorno di ciclo diciamo avrei potuto fare il test. Non l'ho voluto comprare prima, non sono scaramantica, e ho pensato perché devo comprarmi il test di gravidanza, e poi ci passavo davanti alla farmacia comunque in questi diciamo dal 25 al 26esimo giorno, ci pensavo, no? E, perché dovrei comprare il test di gravidanza, poi magari ci rimango male, che rimane lì, e quindi ho detto guarda, al 28esimo giorno me lo vado a comprare. Arrivato il 28esimo giorno, ragazza, la mattina alle 6, già due occhi così, tipo è il 28esimo giorno, bisogna andare a comprare il test di gravidanza. Ok, alle 6 le telefarmacie erano chiuse, ma comunque la Cri non aveva più sonno, quindi mi sono svegliata, ho iniziato a sbaraccare la casa, aprire tutto, e congiunto un po' dubitante, tipo cosa sta facendo questa, perché congiunto mi aveva detto che lui voleva la sorpresa, quindi al congiunto non ho detto niente, anche perché sennò il congiunto... non ho detto niente, anche perché già avevo snasato qualche giorno prima che diceva no, è troppo presto, devi aspettare almeno 50 giorni, no, comunque molto di più rispetto al 28esimo. Io mi ero già informata di tutto e la sapevo che avrei potuto fare il test di quel giorno, quindi piuttosto che poi sentirmi dire no, ma qui è troppo presto, non lo facciamo, sono andata. Quindi ho sbaraccato tutto, insomma, si è fatto un orario decente per andare in farmacia. Vado in farmacia, ragazze, ero agitata. Cioè ero agitata come quando uno deve andare a fare un esame, non so, mi sentivo proprio come se dovessi andare a fare l'esame. Quindi prendo la macchina, c'era la musica accesa, spengo la musica perché proprio come quando io devo fare un esame all'università, io mi immergo completamente su quell'obiettivo, cioè non penso ad altro che a quella cosa, e quindi anche la musica mi distrae e uno dice io solo andare a comprare un test. Ragazze, ma ognuno è fatta di modo diverso, per me quello era, cioè, era proprio già il mio obiettivo, quindi arrivo in farmacia concentratissima, e c'era ovviamente chi c'era la mattina presto, le anzianotte del paese, quindi io sono andata proprio nella farmacia del paese, cioè proprio quella centrale dove ci sono tutti. Arrivo, tra l'allà, buongiorno, vorrei un test di gravidanza. Signore del paese, ma anche proprio la farmacia, le due o tre farmaciste c'erano, che mi hanno guardato tipo, un test, penso che non mi desse un test di gravidanza in questo paese da un paio d'anni, vabbè comunque, prende il test di gravidanza, grazie, arrivederci, torno a casa, ma salgo in macchina e per me, cioè, il più era fatto, cioè andare a prendere il test di gravidanza che ce l'avevo nella testa, quindi accendo la musica e ragazze, che cosa mi passa la radio? Una canzone troppo bella. Se non l'avete mai ascoltata, ascoltatela dopo aver visto questo video, andate ad ascoltare. Si chiama Madly, Truly, Deeply. Bellissima. Cioè, proprio le parole sono bellissime. E è proprio partita nel momento che son partita dalla farmacia ed è finita quando sono arrivata a casa. E proprio mi è sembrata, adesso parte la parte romantica, ragazze, ma sono io, proprio come se fosse una canzone che...
fosse dedicata a me in quel momento, cioè nel senso, perché dice tipo sono il tuo sogno, sono ciò che hai desiderato, sono tutto ciò che puoi avere di bello, sono qui, cioè io quindi avevo già dei peli così, e quindi ho pensato no, questo è un segno, è la canzone che mi sta scrivendo il mio bimbo. Andate ad ascoltare, andatevi a leggere il testo che è molto bello. Sono tornata a casa, la scritta sei incinta è venuta fuori tipo immediatamente, cioè nel senso io c'era scritto bisogna aspettare 5-6 minuti, insomma un po', boh, la scritta è venuta fuori subito e poi dopo ti viene scritta, cioè viene fuori la scritta con scritto da quanto tempo sei incinta, quindi tipo 1-2 settimane o 3-4 settimane. Niente, poi al congiunto gliel'ho detto subito, ma era un po' incredulo, nel senso tipo, ma davvero? È proprio così, un po' incredulo, ma ovviamente felice. Quindi questo è stato come l'ho scoperto, nel senso facendo il test di gravidanza, e anche per questa cosa di voglio sapere tutto subito, ovviamente ho contattato subito la mia dottoressa che ho richiesto una visita ginecologica, perché ok, tipo bene, sei rimasta incinta e quindi cosa dobbiamo fare? Perché come probabilmente sapete mi sono trasferita in un paesino in Sardegna da un paio di anni, quindi io non ho un medico tipo che mi segue o che, cioè ho un medico dato praticamente di ufficio che non ho mai visto in tutto questo tempo e non l'ho mai contattato, insomma per fortuna non ho mai avuto bisogno. E anche la ginecologa sono andata, insomma, quando avevo da fare alcune visite, ma non avevo scelto proprio la mia ginecologa del cuore, non ero seguita da nessuno in particolare. Panico, devo trovare chi è questo mio medico, e insomma l'ho trovata, l'ho chiamata, mi ha detto mi scriva su WhatsApp, ok, e le ho scritto su WhatsApp e mi ha dato la visita ginecologica, alla quale sono andata subito, un paio di giorni dopo sono riuscita a prendere la visita e sono andata dalla ginecologa. Io ovviamente ragazze ero felicissima, ok? Il cuore pieno di speranza, di gioia e di serenità, vado da questa ginecologa, è stato una delle cose più brutte, cioè no, più brutte no, però è stato proprio brutto, cioè è stato proprio un incontro molto molto brutto. E questo perché? Perché mi ha detto che era troppo presto, che assolutamente non potevo illudermi che ero davvero incinta con un test fatto a casa. Ho detto, beh, allora mi faccio fare il test delle urine, cioè non so, faccia lei. No, ma insomma, è stata molto scorbutica, brutta, molto. È stato proprio un brutto incontro, anche perché io avevo tantissime domande alle quali mi ha spento praticamente subito. Cioè, io avevo un milione di domande, perché comunque, cioè, insomma, volevo sapere molte cose alle quali proprio, cioè, ho pensato, vabbè, non è proprio la tipa che mi può rispondere, e quindi è stato proprio un brutto incontro e ho capito che lei non sarebbe sicuramente stata la ginecologa che mi avrebbe potuto seguire, anche perché poi lei ha detto che non aveva neanche l'ecografo lì e che lei non seguiva le maternità, vabbè, quindi le gravidanze, quindi vabbè, un po' si è autoeliminata da sola, ma è stato proprio bruttino. Diciamo che da sola in questo periodo mi sono già presa il mio piccolo dottorato in neonatale, no vabbè, perché comunque mi piace proprio sapere le cose. E da lì poi ho trovato la mia, insomma ho ricercato la mia ginecologa da un'altra parte e sono stata veramente super fortunata, sono molto contenta con la ragazza, con la signora, insomma la dottoressa che mi segue adesso, quindi insomma è veramente importante, cioè è veramente importante scegliere la dottoressa giusta, quella che ci ispira fiducia, ma nel mio caso quella che mi risponde alle domande. Sensazioni, nel senso che io lo senta o meno, un pochino penso di sì, anche se dicono che sia impossibile che io possa sentirlo, ma la prima volta che l'ho sentito è stato durante Sanremo, ero stesa sul divano e io ho proprio sentito muoversi. Dicono che sia impossibile sentire muoversi fino al quinto mese, ma io sinceramente quando ho visto anche l'ecografia quanto è grande, penso com'è possibile che io non possa sentire questa cosa che si muove nella mia pancia che conosco da 34 anni. È impossibile secondo me non poterlo sentire, ovviamente non è che senti il calcio o cose del genere, sento perlomeno dei piccoli movimenti ogni tanto, ovviamente non tutti i giorni, è un ballerino o una ballerina o chissà un atleta, non lo so, comunque tutto questo suo movimento mi stanca. l'unica cosa che sento in questa gravidanza è la stanchezza, per fortuna non tutti i giorni, ci sono alcuni giorni veramente che ho sonno, non c'è un'altra parola per dire ho sonno. Cioè soprattutto, cioè diciamo che mi
risveglio dalle 5 del pomeriggio in poi, la sera sono insomma attivissima, la mattina e soprattutto, ma soprattutto, cioè la mattina faccio fatica a carburare, ma poi carburo, ma soprattutto il dopo pranzo, ragazze, mi cala un abbiocco incredibile. Incredibile, cioè che io non sono una persona che di solito dorme durante il pomeriggio, a parte insomma d'estate, se sono in vacanza magari se la fa per mezz'ora, ma di solito sono una persona abbastanza attiva, non che mi vado a fare la scalata del Monte Everest tutti i giorni, ma sono abbastanza attiva. Ma invece mi viene proprio sonno, cioè proprio che mi si chiude negli occhi, proprio avete presente quella sensazione che avete la sabbia negli occhi che proprio quando li aprite e li chiudete vi fanno quasi male? Ecco, a volte mi sento così, non succede sempre, a volte ancora quel picco delle 6 di mattina sveglia come non so che cosa, che inizio a muovermi, a fare, soprattutto sì, la mattina presto ho tutta questa energia, ma poi il dopo pranzo cioè, mi cala la palpebra, proprio tantissimo. Questo appunto non succede sempre, però quando succede, a volte mi capita proprio anche tutto il pomeriggio che dico no, vabbè, ma io voglio stare nel letto tutto il giorno, tutto il pomeriggio, fatemi stare qui, però poi quando insomma, mi alzo, insomma, devo fare le cose, le devo fare. Ho chiesto appunto alla ginecologa se fosse tutto normale, ha detto assolutamente sì, soprattutto nel primo trimestre che si sta sviluppando tanto e ci sono appunto, si sta sviluppando così tanto e tutta quell'energia viene richiesta da te. E quindi se tu che devi, anche se dall'esterno non sembra ci siano tutti questi gran cambiamenti, ma dentro, soprattutto il primo trimestre, sono i cambiamenti molto grandi sia per il fatto ormonale ma anche proprio per la crescita del feto, e quindi insomma tutta questa energia viene risucchiata da me, cosa che onestamente io non sapevo. Cioè quando conosci, insomma ascolti i racconti di altre persone o comunque racconti di persone che conosci, amiche eccetera, l'uniche cose che ti vengono dette della gravidanza sono le nausee, svenimenti e gli ultimi mesi ti pesa la pancia. Queste sono le uniche cose che io ho sempre saputo, nel senso che gli ultimi mesi, mamma mia, aiutami tu perché peserà tantissimo questa pancia, però ho le nausee, insomma, oppure gli svenimenti, ma di questa stanchezza mai nessuno mi ha parlato, cosa che invece proprio, all'inizio, sinceramente, proprio anche proprio dal primo mese mi sentivo un pochino stanca, ma essendo i mesi comunque invernali ho pensato, boh, sarà, cioè le giornate sono corte, insomma ti viene un po' più l'abbiocco molto più facilmente. Quando poi invece ho visto che non era solo, adesso ci sono giornate lunghe pure, sarà aprile, sarà, non lo so, il cambio di stagione, insomma c'è sempre una scusa per avere sonno e il motivo è quello. Quindi questa cosa vorrei appunto anche farvela sapere, insomma raccontarla a tutte voi magari che state ascoltando, che non avete mai avuto la gravidanza o se l'avete avuta magari che non lo sapete, che si può essere molto stanchi, cioè più che altro non è una stanchezza proprio fisica, cioè non è che sono stanca nelle gambe, ma proprio sonno, molto sonno. E in realtà da quando ho iniziato a condividere questa cosa magari con le persone che conosco, insomma che lo sanno già, mi hanno detto che magari è capitato anche loro, cioè a volte magari che si sono addormentate proprio magari sul lavoro, sono proprio addormentate, e non è una cosa che capita a tutti, ma a me sta capitando. Per quanto riguarda le nausee, come ho detto, sono molto fortunata, perché a parte un paio di mattine dove mi sono svegliata e ho bevuto un bicchiere d'acqua, ho detto oh, no, acqua di prima mattina no, per il resto comunque adesso serve, va molto meglio. In realtà mi dà fastidio l'idea di alcuni cibi, cioè nel senso è più l'idea di quel cibo che mi dà fastidio, mi dà proprio fastidio, tipo disgusta, piuttosto che mangiare davvero quel cibo, cioè non capisco il perché, non so, non si sa il perché, e comunque se cercate molte cose, se come me volete un dottorato fatto da casa su queste cose, molte risposte non ci sono per quanto riguarda le mamme, ci sono moltissimi studi per quanto riguarda il feto, il bambino che si sviluppa, come si sta formando il cervello, quanto capisce, la musica, eccetera, ma quello che succede alla mamma e i motivi per cui succedono queste cose, molte risposte non ci sono, insomma ci sono degli studi che sono ancora si stanno ancora svolgendo nell'ultimo periodo, perché prima ci si concentrava solo sulla vita, insomma, che sta nascendo. Quindi per il resto la mia vita continua assolutamente normale, anzi lavoro anche più del solito, perché mi sono arrivate alcune proposte
in queste settimane, in questi mesi, alle quali ho detto sì, perché mi sento proprio bene, che posso affrontare. Poi se succederà qualcosa nel quale non riuscirò, vedremo, però mi sento proprio piena di energia, mi sento proprio molto felice, molto serena, molto tranquilla, mi sento proprio bene. Nel senso, se può essere anche questo una vostra paura di dover mettere in stand by la vita, o chissà che cosa succede, o per 9 mesi si è malati, no, cioè assolutamente proprio no. Cioè sì, insomma, la pancia crescerà, immagino, e per adesso sopra, ovviamente, dei primi 4 mesi, poi non so che cosa succederà dopo, ma a quello che dicono, i primi 3 mesi sono quelli più difficili, e poi sarà una discesa fino a che nascerà e non ci farà dormire, ma quello sarà solamente molto bello. Ovviamente ci saranno dei cambiamenti, infatti quando mi ha fatto vedere l'office tour mi ha detto ci saranno dei cambiamenti qui, chissà perché probabilmente, cioè, la camera del nuovo arrivato sarà proprio lì, e quindi quell'ufficio non ci sarà più, e quindi insomma ci saranno ovviamente dei cambiamenti. Faremo spazio a questo nuovo componente della famiglia. Akira, cane pastore tedesco, l'ha già capito, incredibile, lei lo ha proprio già capito praticamente dalla prima settimana, l'ha capito, perché è proprio menusa la pancia, mi si accoccola proprio sulla pancia, cioè è incredibile, non lo so, mi ha proprio sbalordito, perché comunque appunto, cioè, è proprio dall'inizio, se proprio i gatti, cioè zero, penso proprio che, non so, quando, cioè, non penso proprio i due gattoni si siano accorti di nulla, ma forse è il loro modo di dimostrarlo, nel senso, per loro magari è la normalità. Poi, maschio o femmina, cosa preferiamo? Allora, in realtà io sempre, cioè, secondo me è ovvio che una donna preferisca avere una figlia femmina, proprio un po' per insegnarle quello che ha imparato, un po' per guidarla. Quindi ho sempre pensato di volere una femmina. Da quando sono rimasta incinta, veramente vi dico che per me è uguale, cioè per me è proprio 50-50. Il congiunto, lui preferirebbe ha sempre preferito un maschio, da quando sono rimasta incinta preferisce una femmina, quindi comunque anche lui è sul 50-50, quindi per noi era diverso, tipo io ho sempre preferito la femmina, rimasta incinta il maschio, e il congiunto è diverso, ho sempre preferito il maschio, da quando sono rimasta incinta la femmina. Ovviamente l'importante è che sia sano, è inutile dirlo ragazze, è ovvio, l'importante è che vada tutto bene, è solo giusto così per dire che cosa preferiremmo. Bene, questo è tutto, questa era la grandissima novità che volevo condividere con voi. Ci saranno tanti cambiamenti, ovviamente li vedremo insieme, ci tenevo a condividervi con voi anche qui appunto su questo canale continuerà a essere, insomma, di cose che ci interessano. E ovviamente ci sarà qualcosa, perché appunto la famiglia si allungherà, che introduca anche questo nuovo arrivato. Grazie per essere stata qui con me. Se ancora non mi segui su Instagram, ti aspetto su cristina.varone. Ovviamente lì ci aggiorniamo quotidianamente, quindi se non vuoi perderti ovviamente aggiornamenti più precisi, anche più frequenti su questa gravidanza, seguimi su Instagram, io ti aspetto. Se ancora non sei iscritta a questo canale, iscriviti, mi farebbe davvero tanto piacere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!